non avrei avuto nessun obbligo di presentarmi per servizi militari. Ho cominciato a fare dei servizi, tu che lavoravo a Pralafera vicino a Torre Pellice, casa mia era a Bagnolo Piemonte, frazione Villar, c'erano 15 chilometri, io mi facevo 30 chilometri al giorno in bicicletta per andare a lavorare. E facendo questa strada, allora non c'era il telefono senza fili, non c'erano tutte le condizioni di oggi, bisognava portare da faccia a faccia i messaggi e tutto cosa era necessario. E hanno iniziato a dirmi, te che vai a Luserna San Giovanni, porta questo, te che vai a Bagnolo Piemonte, porta questo. Allora ho iniziato a portare questi messaggi e avanti, avanti, poi è arrivato il momento in cui dovevo portare anche le armi e tante altre cosine e poi portare soprattutto, salvare le condizioni per salvare delle persone che mi commuove oggi a pensare. Non si può dimenticare, no, non si può dimenticare. C'era un ferito che ha sempre detto non lasciatemi morire. Avrà avuto 25 anni, adesso non mi ricordo l'età precisa. Non lasciatemi morire. Aveva uno squarcio qui allo stomaco che faceva pietà. E in ogni modo ha vissuto fino a mezzanotte, era stato ferito nella giornata, al mattino, non ricordo, in ogni modo fino a verso mezzanotte. Sempre detto non lasciatemi morire, e poi tanti altri. Scusatemi, vorrei dimenticare, non si può dimenticare, no. Comunque, la pace per tutti, la cosa più bella di questa, terra. Io ho tanti anni, però mi sembra impossibile che l'umanità non riesca a fare la pace. La pace è la cosa più bella. Poi i militari sono la nostra protezione, certo, di tutti, a tutti gli effetti. Coraggio sempre. Grazie. A voi e ai vostri familiari. Grazie a lei. Grazie di cuore. Thank you.